Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, parliamo come sempre di news riguardanti il nostro tanto tanto amato Fortnite. Oggi ragazzi, vabbè, sulla bocca di tutti ovviamente, la notizia principale è quella dell'arrivo della nuova skin leggendaria, chiamato da noi Omen, che sarebbe un po' il predicatore, diciamo, un po' il predicatore. Io avevo detto a Superkiller di non farlo, invece lo fa anche mentre registro. Va bene, voi che state guardando adesso sentirete, perché è un pazzo, perché è un pazzo. Questo predicatore, ragazzi, è carino, niente di esagerato, diciamo un po' così, però il piccone è veramente meraviglioso. Le news, ragazzi, ovviamente non tardano ad arrivare. Abbiamo visto, fatto c'è la canzoncina. Here comes the money. Money, 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 money. Perché io registro in live, lo sapete. Cin, cin, blin, blin. Gli ho detto di non farlo. Gli ho detto di non farlo. Lo fa. Cosa devo fare? Non riesco a lavorare io. Non riesco a lavorare. Grazie, killer. Le notizie, ragazzi, non tardano ad arrivare perché avete visto tutti che ieri nelle televisioni è apparsa l'immagine del teschio. È apparso l'ologramma nella base dei cattivi e. Per chi gioca da Nintendo Switch, sono apparse, sparse per la mappa delle televisioni che mostrano un countdown. Quindi, ragazzi, fra qualche giorno succederà qualcosa. Oggi invece noi trattiamo più in maniera più intensa il nostro Fortnite, perché vi ricordo, ragazzi, che Epic Games, come sapete, ha stanziato per la stagione 2018-2019 100 milioni di dollari da spendere nei tornei competitivi di Fortnite. Questi tornei competitivi, ragazzi, non faranno la fine come Clash Royale, che facevano le robe enormi, ma le facevano in Giappone, in America, in Inghilterra. Qua si parla di eventi mondiali in quasi tutti gli stati del mondo, quindi anche l'Italia ovviamente sarà compresa. E come sapete, ragazzi, chi ha avuto la voglia di seguire in diretta a mezzanotte e mezza il 16 giugno il primo grandissimo evento che è stato il Pro AM. Io gli dico di non farlo, non posso lavorare così, non posso lavorare, non posso lavorare. Devo essere veloce prima che parte la donazione. Il Pro AM, ragazzi, è stato messo in palio un buono da 3 milioni di dollari per devolverlo in beneficenza. Era proprio una prova. In questo evento, ragazzi, Epic. Here we go! Money talks! Non posso? Non posso lavorare io così? Non posso lavorare! Secondo voi posso lavorare così? Non posso. Ditegli per favore nei commenti, Superkiller, non fare il pazzo. Mi raccomando. Cin, cin, blin, blin, can't stop it. Sì che gialla, gialla, can't say pro sprocket. Hanno annunciato, ragazzi, grazie Superkiller, hanno annunciato, ragazzi, nell'evento Pro AM il primo evento World Cup Fortnite. Ragazzi, la coppa del mondo di Fortnite. In che cosa consiste? È un torneo che prenderà in una fucilata che non avete neanche idea di quanti player prenderà in tutto il mondo, ovviamente tramite tornei di qualificazione e ragazzi, non sarà a squadre, ma verrà suddiviso in giocatore singolo e coppia. Questo torneo, ragazzi, andrà avanti probabilmente parecchi mesi, cioè non sarà, credo, una cosa relativa ad un unico evento, ma penso che vogliano veramente realizzare le cose, ma non in grande, in grandissimo proprio. Vorranno toccare più tappe, prepareranno una classifica, insomma, faranno sì che entrerà davvero per sempre nella storia dei videogiochi del mondo, anche perché Fortnite in questo momento è davvero il top del top, infrangendo qualsiasi tipo di record, qualsiasi statistica mai pensata finora, tutte distrutte da Fortnite. Tra l'altro, dicono loro nel comunicato ufficiale della World Cup che utilizzeranno un sistema per
la gestione del torneo che non potrà mai essere utilizzato da nessun altro, quindi credo che lo metteranno proprio sotto copyright e deve essere una roba stranissima, perché non è il classico tabellone ad albero, che è da albero bello, ad albero che viene giù, nel senso, cioè sedicesimi, ottavi, quarti, semifinale, finale, sarà proprio una roba particolare. Tra l'altro io credo anche che la modalità playground sotto sotto c'entri qualcosa, perché io credo che loro vogliano, cioè tutti abbiamo visto i tornei di Rainbow Six, i tornei di Call of Duty, cioè prendi, ammazzi, vinci e ci siamo. Fortnite si distingue dalla massa, e probabilmente la modalità playground, loro stanno ritardando il fatto di metterla pubblica perché la utilizzeranno come test, secondo me, anche per il format che poi utilizzeranno nelle Fortnite World Cup. C'è sicuramente da dire, ragazzi, che è veramente il primo passo per dare una importanza sulla scena competitiva degli esports mondiali. Sappiamo tra l'altro che da qualche giorno il primo team ufficiale italiano è entrato negli esports ed era EXM, una roba del genere, io non li conosco, comunque ci sono dentro giocatori che hanno vinto i mondiali anche di altri titoli, non necessariamente FPS, quindi l'Italia c'è, probabilmente continuerà ad esserci. Troveremo e troverete sicuramente i giocatori più forti del mondo e per questo il mio augurio è ovviamente di concentrarvi, imparare bene a giocare. Se decidete di giocare in coppia, scegliete con cura il vostro compagno e scrivete, studiate le vostre strategie. Beh ragazzi, ovviamente vi terrò aggiornati su tutto quello che riguarderà la Coppa del Mondo di Fortnite, registrazioni, pre-registrazioni, partite, le seguiremo, staremo anche con il team italiano, ne faremo di cotte e di crude in questi mesi che ci vedono distanziare dal 2019. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Super Killer, lei è un pazzo. Noi ci vediamo in live. Ciao!